Ce l'ha fatta Daria Derkach, l'atleta italiana di origini ucraine, cresciuta a Pagani ed oggi tricolore grazie al passaggio al gruppo sportivo dell'Aeronautica italiana, campionessa italiana. Ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, spostate di un anno, che si terranno a fine luglio, esattamente dal 23 all'8 agosto. Ad accompagnarla sarà anche Giampiero Pastore, ex campione di scherma, olimpionico della sciabola italiana, orgoglio del Salernitano, uno dei capi delegazione oggi del CONI per la spedizione della manifestazione a Cinque Cerchi. Ma torniamo a Daria, che porta dunque Pagani alle Olimpiadi. Per lei è un obiettivo storico conquistato grazie al salto straordinario ai campionati assoluti di atletica leggera. Nel salto triplo ha messo a segno un volo di 14,47 metri, 15 centimetri oltre quanto richiesto, e cioè 14,32. Per lei è una misura eccezionale, la quarta di ogni tempo per le atlete italiane. A Rovereto, Daria ha dominato la scena, sorprendendo tutti perché venivano da un periodo non semplice, condizionato da tanti problemi fisici. Ma la caparbietà non le è mai mancata, tanto da farle credere di poter strappare già nelle prime prove la quota fissata per accedere alle Olimpiadi. Invece passava il tempo e non ci riusciva a raggiungere quel 14,32 previsto. Una volta la sfortuna, un'altra volta il vento, un'altra un intoppo fisico. C'era sempre qualcosa che frenava la sua ascesa. Sembrava così anche ieri. E invece, dopo i primi salti buoni ma ventosi, ecco giungere il 14,47, quarta lunghezza migliore di sempre in Italia. Solo Magdalene Martinez, Simona Lamantia e Fiona May hanno fatto meglio di lei. Con la May, che avrà tra l'altro presente alle Olimpiadi la figlia Larissa Iapichino, ma nel salto in lungo e non nel triplo. Per Daria, dopo gli inizi con la Visnova Salerno, la lunga gavetta per giungere alle selezioni nazionali e tanti record a livello giovanile, la soddisfazione di andare alle Olimpiadi, il sogno di ogni atleta è portarci così anche Pagani. La nuova campionessa italiana di salto triplo ce l'ha fatta in extremis, ma adesso conta di sorprendere tutti anche a Tokyo. Del resto, quelli che erano sogni per Daria si sono sempre avverati. E allora, perché non sognare ancora?